anche nelle paghette maschi e femmine sono differenti. Riscontrato come la tendenza è quello di dare anche il 20% in più di soldini, insomma, ai maschi rispetto alle femmine. E un altro dato interessante è quello che c'è più costanza nel dare la paghetta ai maschi rispetto alle femmine. I maschi hanno in certi momenti una spinta verso l'autonomia maggiore, quindi questa ha una ripercussione anche sulla necessità di avere un po' di liquidità. Per le ragazze c'è una tendenza maggiore ad appoggiarsi al genitore, e questo non fa altro che rinforzare un po' un pregiudizio, no? Qui è importante che sia il genitore, nel momento in cui vede un po' questa tendenza, invece a rinforzare in modo positivo anche la fatica, magari nella figlia, in quel momento di dovercela fare da sola. A volte l'eccesso di protezione rischia di bloccare i ragazzi e anche qua creare nuove forme di frustrazione, perché sostanzialmente qual è l'elemento che vorrei mettere in evidenza con voi anche nel darvi degli stimoli? Che i ragazzi siano accompagnati, non solo informati, ma proprio possano partecipare alle scelte economiche della famiglia, sia che le riguardano, per cui se i genitori chiedono parte del loro stipendio per essere messo da parte, ti racconto che fine faranno i tuoi soldi, magari ti devo anche dire che in questo momento siamo in difficoltà e che tu possa aiutarci in un momento di difficoltà per noi è importante.